ci segni inconfondibili che stai vivendo un risveglio spirituale. Allora, quali sono questi 13 segni che indicano che sei sul percorso giusto, stai entrando in un percorso di risveglio, stai entrando in una nuova dimensione spirituale, il che significa entrare in un livello di consapevolezza più profondo, iniziare a sviluppare, a mettere in atto nuove possibili strategie di vita, quindi uno stile di vita completamente diverso e una percezione della vita completamente diversa. Che cosa si può fare per, diciamo, quali sono 13 segni inconfondibili che è partito un risveglio spirituale, una percezione diversa del mondo? Allora, il primo segno è che hai una maggiore sensibilità. Ovviamente non significa essere ipersensibili, non significa essere iperemotivi, ma significa avere una giusta sensibilità, una percezione. La sensibilità è la percezione che abbiamo del nostro stato interiore, delle nostre emozioni, delle nostre sensazioni. Avere una percezione maggiore significa entrare in contatto con le energie più sottili, perché significa, tra virgolette, diventare più sensitivi. La sensibilità è proprio questa, la capacità di entrare in contatto con energie profonde, energie sottili che sono dentro di noi. Quindi quando hai delle intuizioni, quando hai, cerca di favorirle, perché le intuizioni e quindi sviluppare la sensibilità, la sensitività dà sicuramente maggiori possibilità di poter, diciamo, iniziare a intraprendere, se ha una consapevolezza diversa. Un altro segno è un desiderio forte di conoscere se stessi, di entrare in contatto con se stessi. In un'epoca di astronauti è fondamentale, importante imparare a diventare entronauti, cioè riconnettersi con se stessi. E questo desiderio che porta a una ricerca dell'interiorità, una ricerca di ciò che abbiamo dentro è molto importante perché ci consente di stare bene, ci consente di vivere bene, ci consente di raggiungere i risultati che vogliamo raggiungere. E inoltre un'altra, diciamo, un altro segno che stiamo vivendo un risveglio spirituale è la tendenza a vivere nel presente, a sperimentare il qui ed ora senza, come dire, essere condizionati da un passato che è passato e da un futuro che non sappiamo quello che sarà. Le persone che sviluppano il risveglio spirituale hanno proprio questa capacità di vivere nel presente. Per migliorare questa possibilità di vivere nel presente è molto interessante la meditazione, ma anche meditazioni semplici come il mindfulness. Meditare sul tempo presente. La capacità di meditare sul tempo presente ci dà proprio la possibilità di vivere, diciamo così, l'interiorità, di vivere la presenza, e questo è molto importante. Impara l'arte del respirare, perché il respiro ti fa concentrare sul tempo presente, ti fa concentrare sulla presenza, quindi respira e porta la tua attenzione sul respiro. Esisti solo tu in questo momento che stai respirando nel tempo presente. Il quarto punto è acquisire la consapevolezza che esiste un'energia sottile, che non siamo fatti solo di atomi, diciamo così, di carne e ossa, per così dire, ma esiste, potremmo definire un'energia spirituale, un'energia sottile. E questa consapevolezza è quella che ti porta proprio a raggiungere questi
questi obiettivi. Un'altra, diciamo, importante, un altro segno inconfondibile che si sta sviluppando un risveglio spirituale è una armonia interiore, sentirsi in armonia con se stessi. È molto importante questo. Essere in armonia con se stessi, con gli altri e con tutto ciò che ci circonda. Il settimo segno, cioè il sesto segno, è la volontà di dare amore a tutti gli esseri senzienti senza mercanteggiare l'amore, cioè senza aspettarsi qualche cosa in cambio o fare una cosa per l'altra. L'amore è un'energia che deve fluire, quindi fare e lasciare fluire l'energia dell'amore. E poi un altro segno sicuramente molto importante è la tranquillità, essere tranquilli, accettare le cose, il che non vuol dire non volerle cambiare, ma accettare, diciamo, gli eventi per poi poter cambiare. L'ottavo segno è smettere di rimuginare, cioè non stare lì ad arrovellarsi il cervello, a rimuginare, mi è capitato questo, mi è capitato quell'altro. Questo è un altro punto fondamentale, molto importante, che fa capire che stiamo percorrendo la strada giusta. Il nostro segno, o il nono segno, è la compassione, cioè il desiderio di alleviare la sofferenza delle persone con le quali entriamo in contatto. Il decimo segno è il rispetto per l'ambiente, il rispetto per il mondo, il sentire il bisogno di fare anche nel nostro piccolo qualcosa per rendere il mondo, il luogo dove abitiamo, un posto migliore. L'undicesimo segno di risveglio spirituale che stiamo intraprendendo, diciamo, che stiamo vivendo un risveglio spirituale, è una maggiore creatività, essere creativi. Il dodicesimo segno è la consapevolezza della nostra mortalità. Sembra strano, ma è un segno che stiamo vivendo un percorso di risveglio interiore, essere diventati consapevoli della propria mortalità, ma anche della propria continuità, cioè che sicuramente lasceremo questo corpo, ma noi non siamo soltanto questo corpo. Quindi spesso le persone cercano di nascondere, mettere la testa sotto la sabbia, non voler vedere la mortalità, e invece, e questo è molto importante. Il tredicesimo segno è amare se stessi, la bodhicitta. Amare se stessi è l'unico modo per poter amare gli altri. Ecco, questi 13 segni ti indicano che stai vivendo, sono segni inconfondibili che indicano che stai vivendo un risveglio spirituale. Bene, per questo video è tutto. Seguimi su Instagram, Massimo Taramasco Ufficiale, seguimi su TikTok e